Il passato racconta di difficoltà e problemi il presente di una gara che vale moltissimo. Di fronte una missione la stessa per entrambe, salvarsi. Così Prosesto e Alessandria si presentano a questa sfida che è il recupero di una gara che doveva giocarsi 12 giorni fa e che non si è giocata causa maltempo e impraticabilità del campo. Una gara che con un risultato positivo può far partire un'impresa salvezza oggi lontana, ma chi vince può darsi lo slancio per ripartire. Si inizia così con la Prosesto in avanti, Balulì con il destro, la parata di Spurio comoda tra le sue braccia, l'ispirazione del numero 10. C'è però la squadra di casa che spinge di più nel primo tempo, ancora il 10 per la testa di Bruschi. Questa volta le mani di Spurio sono sull'altro lato, ma l'effetto è lo stesso. Si vede per la prima volta al 25esimo anche l'Alessandria, pallone crossato in mezzo dal calcio d'angolo. Alla fine la conclusione di Sepe che si spegne tra le braccia di Del Frate. Ci prova anche su punizione Bruschi. Calcia così, pallone che batte davanti a Spurio ma viene parato dal portiere alla seconda presenza con la maglia dell'Alessandria. Qui l'episodio chiave del primo tempo, pallone in mezzo dalla rimessa di Ciancio. Sbuca Samele, controllo e destro che batte Del Frate, tutta l'esultanza per la prima rete con questa maglia per il numero 99, anche qualche protesta da parte della Prosesto per il controllo. Qui arriva con il petto, poi il destro a battere un Del Frate che non può nulla. La reazione della Prosesto arriva sempre dal piede di Bruschi che ci prova da ogni posizione. Dopo la carica testa bassa della Prosesto c'è Siafa che riparte con la serpentina in solitaria, doppio passo, conclusione mancina, Del Frate si fa sorprendere sul suo palo, arriva il terzo gol del giocatore della Guinea Equatoriale, non segnava dal 24 di ottobre, gol pesantissimo, lo rivediamo, anche molto bello nella soluzione personale sicuramente la collaborazione di Del Frate su questa rete. Di nuovo Siafa, di nuovo il numero 9 con il destro questa volta da fuori, pallone che sfiora la traversa, si perde sul fondo. Prosesto che prova a rimettersi in partita, lo fa con il quinto gol di Bruschi, schema su punizione, ancora il numero 98 a segnare. Le due reti, le ultime due reti della Prosesto portano la sua firma. C'è spazio ancora per un'occasione in mezzo al pressing della Prosesto che non porta a vere e proprie chance, è quella per Rossi che colpisce così l'incrocio dei pali. Alessandria che da qui in poi difende e capitalizza, ma soprattutto porta a casa tre punti fondamentali nello scontro salvezza, nel recupero di questa 25esima giornata. Trova una vittoria che mancava da oltre tre mesi, dal 12 di novembre. Prosesto che invece perde una sfida fondamentale e per la squadra di Mister Paci sono 13 gare senza vincere.